Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Perché non ancora si fossero iscritti, sì, non ancora sono iscritti, rimangono con me, poiché usciranno sempre e comunque nuovi video. Allora, questa settimana sono stato un po' assente e penso che lo sarò anche settimana prossima, per via sia per impegni universitari, sia per impegni, diciamo, sentimentali, così starò un po' fuori. Quindi qualche video uscirà, ma non so quando. Allora, cosa è accaduto qui? Questo è un aggiornamento. Allora, voi vi ricorderete che la spugna qui, attaccata a questo filtro, era di color nero, giusto? E ho scoperto che una spugnetta attaccata qua sotto, ecco perché vi consiglio, quando inserite spugnette del genere, forse sono meglio le calze, di non spremerla, anzi di prendere, sfilarla, metterla in un bicchiere di plastica e con una siringa spruzzarla sopra per far fuoriuscire quelli che sono i piccoli gamberetti che si sono annidati al suo interno. Quindi di conseguenza sarebbe necessario fare questa prassi, cioè svolgere questa prassi nel momento in cui dovete cambiare la spugnetta qui. Non la strizzate mai, non la buttate mai sotto l'acqua del lavandino. Prendete un po' di acqua della vasca e sciacquatela piano piano piano. Quando l'avete liberata del tutto, la potete lavare e rimettere. Io però l'ho sostituita un po' del tutto. Gli avannotti, diciamo così, le piccole caridine che si sono infilate dentro l'ex spugnetta attaccata sotto questo filtro, sono finiti qui, in questa brocchetta. La brocca di plastica da 600 ml, cioè penso mezzo litro, in modo da facilitarmi la gestione di questi piccoli, l'ho inserita e l'ho pagata comunque 1 euro, l'ho attaccata alla vasca, ci ho messo una spugnetta dietro come vedete, e la uso per l'accrescimento delle piccole caridine, perché metterla in vasca di nuovo risulterebbe essere un invito a rientrare nella spugnetta. Quindi di conseguenza tenerle qua mi fa comunque vedere quali credine si sono riprodotte, se ci sono state ibridazioni, e studiare meglio un po' la situazione. Vedrò un po' come crescono e porterò avanti la cosa. Altro consiglio che vi do, prima di togliere questo pezzo qua e di pulire il tubo davanti al filtro esterno a cascata, è quello di spegnerlo, non farlo da filtro acceso, poiché togliendo questo e roteando si creerà una sorta di mulinello che causerà la eliminazione di questa parte qui marrone sulla parte esterna della vaschetta del filtro, che è comunque il batterio ormai sedimentato. Quindi non ve lo consiglio proprio di farlo, anche perché io uso i cilindretti in questo spazio qua preciso. Quindi per la gestione delle caridine, se vi dovessi consigliare, ragazzuoli, so che in passato li ho espressamente sconsigliati, ma i filtri d'aria penso siano i migliori. Al massimo con il filtro d'aria ci mettete una bella copertura esterna, tipo una sorta di imbuto che li copre, in modo tale che comunque la luce delle lampade non vada a sbattere direttamente al di sopra di esse. Che altro, ragazzuoli? Comunque l'acqua qui va cambiata ogni paio di giorni, ma non tutta quanta. Ne togliete un 100-200 ml, la sostituite con l'acqua della vasca, cioè uso solo l'acqua delle vasche direttamente per le sostituzioni. Vi dico di iscrivervi, commentare, lasciate un bel like, link in descrizione, ci vediamo alla prossima, ciao belli!